Iniziamo i lavori di questa seconda giornata. Anche oggi avremo numerosi temi da affrontare. Ieri abbiamo parlato a lungo dell'Africa, ad esempio, che è uno dei territori in cui sono più evidenti quasi tutti i problemi che sono stati evidenziati dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Oggi affronteremo altri aspetti che riguardano non soltanto i paesi in via di sviluppo, ma anche i paesi, anche tutti noi, i paesi già sviluppati. Parleremo di responsabilità e sostenibilità, ad esempio, nei consumi e nella produzione, con qualche dubbio sul fatto che appunto il nostro modello di consumo sia immediatamente replicabile ed esportabile anche altrove, se vogliamo mantenere i vincoli di sostenibilità che ci siamo dati, anche perché gli ultimi dati dal punto di vista ad esempio delle emissioni sono particolarmente allarmanti. Gli ultimi numeri dicono che nel 2017 le emissioni di CO2 sono ancora aumentate dell'1,7%, quindi non soltanto non stanno diminuendo, stanno ancora crescendo, rendendo ancora più sfidanti gli obiettivi che ci siamo dati. Gli ultimi 3 anni, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, sono stati i più caldi della storia, e questo evidentemente non è un caso. Noi però oggi partiamo dal primo mattone che può cambiare, invertire la rotta su molte variabili, a partire ad esempio dalla crescita demografica, cioè un livello di educazione diverso, un livello di istruzione che può portare poi alle famiglie, può portare le famiglie verso un percorso di inclusione all'interno del mercato del lavoro nei paesi sviluppati senz'altro, ma anche nei paesi meno sviluppati. E ci sono problemi diversi, perché noi abbiamo già qui in Italia, per esempio, visibile, ben visibile, un gap rispetto ai paesi più industrializzati. Noi rispetto all'OCSE siamo al penultimo posto in termini di tasso di laureati, per esempio. Quindi esiste anche da noi, anche in Italia, un problema di formazione e di istruzione. Abbiamo il 17% di adulti laureati contro il 38% dei paesi dell'OCSE. Solo il Messico fa peggio di noi. E poi ovviamente ci sono i problemi dei paesi meno sviluppati, dove l'accesso all'istruzione invece deve avvenire in maniera diversa, è l'accesso all'istruzione primaria quella che manca. Allora io invito intanto subito, per avviare la prima tavola rotonda, Giovanni Brugnoli, che è vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, Pierluigi Sacco, docente di economia e cultura allo IULM di Milano, Università IULM, e Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Matera che è per il 2019 la capitale europea della cultura. Prego, eccoci qui, benvenuti. E io partirei proprio da Brugnoli. Tra l'altro è interessante il fatto che Confindustria abbia comunque dedicato al tema una vicepresidenza da tempo, e questo è legato al fatto che anche in Italia, insomma, noi vediamo da tempo un gap in quello che è l'offerta di competenze in uscita dalla scuola, dall'università, e la domanda che arriva dalle imprese, con un problema crescente proprio in questi ultimi anni, perché quello che noi stiamo vedendo, parlando con le aziende, parlando anche con tutti voi imprenditori, quello che stiamo vedendo è che in realtà la nuova ondata di investimenti, le nuove possibilità offerte dalle tecnologie, i big data, la connessione dei macchinari, internet delle cose, la prototipazione virtuale, la manutenzione remota, insomma tutte queste nuove applicazioni mancano in realtà di una parte di know-how fondamentale, cioè sono talmente nuove che le università italiane, per quanto si stiano adeguando, non riescono a tenere a sufficiente, non riescono a fornire un flusso sufficiente e adeguato alle aziende. Quindi io partirei da qui, Brugnoli, cioè la possibilità che si crei comunque un gap tra quelli che studiano queste materie e troveranno un posto di lavoro e quelli che rimarranno tagliati fuori. Sta peggiorando dal vostro punto di vista la situazione? Il mismatch c'è sempre stato, oggi forse è più forte di prima. Sì, buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto Letizia Moratti per l'invito a questa importante sessione di lavoro. È evidente che mai come in questo periodo si sta parlando di capitale umano e di qualità del capitale umano, perché sono venuti dei nodi al pettine di una programmazione poco costruttiva nel nostro paese, e sono venuti questi nodi al pettine proprio perché il cambiamento che è in atto all'interno delle nostre imprese, grazie anche ai provvedimenti governativi come Industry 4.0, che hanno accelerato ulteriormente un cambiamento tecnologico all'interno delle aziende,
anche grazie al mercato in continua evoluzione, ha fatto sì che siano emersi queste difficoltà nel reperimento di un capitale umano fortemente formato a un cambiamento tecnologico costante e continuo. Noi abbiamo fatto un'indagine proprio negli ultimi mesi in 5 settori che fanno del Made in Italy un proprio cavallo di battaglia, quali il settore della moda, l'ICT, l'arredo, la chimica e l'agroalimentare, e abbiamo fatto un grido d'allarme circa la carenza nei prossimi 5 anni di più di 280.000 figure professionali che le imprese ad oggi sanno che non troveranno. Perché? Perché il numero delle persone che sono all'interno delle scuole sono insufficienti, e c'è il rischio che ci sia una cannibalizzazione di talenti all'interno delle imprese concorrenti. In più c'è anche una cannibalizzazione di talenti dall'estero, perché i cervelli e i talenti italiani vengono attratti anche da paesi competitor rispetto al nostro, quindi chi sta in Europa è in un bacino europeo, ma chi può andare anche negli Stati Uniti, in Corea, in Cina, quindi le grandi economie emergenti che sono competitor del nostro paese. Quindi noi stiamo cercando costantemente, in maniera, ripeto, costante, con un giusto approccio, di far capire l'importanza di un giusto orientamento. Per cui qui si parte da un orientamento, diciamo, familiare, e quindi l'ascolto delle esigenze delle famiglie, dei ragazzi, ma anche dei tessuti imprenditoriali e territoriali, perché con un buon orientamento si ha una buona possibilità di essere occupabili. Ecco, noi abbiamo le statistiche, come dicevo prima, non ci premiano né per tasso di laureati, siamo alla metà della media OCSE, che è un dato drammatico perché non siamo soltanto indietro, siamo alla metà, ma siamo anche agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda la spesa per istruzione, un punto meno della media OCSE, 4% del PIL. Spendiamo poco e l'orientamento, come diceva lei, forse è migliorabile. Soltanto un quarto delle persone si orienta verso facoltà scientifiche. Un dato che mi ha colpito, ad esempio, è quello dell'Università di Brescia, perché stavo facendo un giro tra le varie università per capire i corsi più gettonati. La Cattolica Brescia ha un dipartimento di matematica che sforna una trentina, una quarantina di laureati ogni anno. La domanda delle imprese in questo momento è doppia per questi laureati, perché i laureati in matematica oggi vanno a lavorare non soltanto nelle aziende finanziarie, nelle assicurazioni, oppure vanno ad insegnare, come accadeva in passato. Beretta, Armi, fa analisi sulle statistiche, sui loro dati. Armani, analisi sui prezzi, ha assunto dei matematici. Molte aziende della meccanica stanno cercando queste figure perché devono trattare miliardi di dati sviluppando degli algoritmi che abbiano un senso per passare dai dati alle informazioni, e tutti mi spiegano che i laureati in matematica hanno un approccio anche più vasto, più ampio rispetto agli ingegneri. Ecco, da questo punto di vista però che cosa si può fare per orientare, appunto, lei diceva Brugnoli, bisogna orientare le scelte, e che cosa si può fare in termini di educazione oppure di sproni alle famiglie per dire ragazzi, fate studiare i ragazzi, ma fategli studiare queste materie. Noi stiamo cercando di orientare con alcuni passaggi all'interno dei territori, fabbriche aperte innanzitutto, perché molto spesso le famiglie non conoscono le aziende presenti nel territorio e quindi, non conoscendole, danno, diciamo, un orientamento istruttivo di ampio raggio e non specifico rispetto alle imprese presenti. Facciamo anche, ultimamente abbiamo creato anche un format radiofonico che ogni mercoledì mattina noi mandiamo su RTL 102.5 nella trasmissione Il Posto in Fabbrica, un imprenditore trasversale, meccanico, chimico, farmaceutico, alimentare, del nord e del sud, che racconta la propria impresa e le esigenze delle proprie imprese. Perché? Perché hanno una carenza di personale qualificato, e quindi abbiamo voluto aprire un canale, diciamo, mediatico, semplice, veloce, quale è la radio, una radio, diciamo, popolare, mi permetto di dire, perché dobbiamo far capire alle famiglie e ai ragazzi cosa vuol dire impresa, cosa vuol dire l'impresa in questo momento e quali cambiamenti ci sono. Quello che diceva lei o tu sul tema della Industry 4.0 è reale, perché col provvedimento di Industry 4.0 un imprenditore che ha
una scelta, una visione della propria impresa, ha investito in un macchinario. Tempo certo di consegna, 8, 10, 12 mesi, quello che è, arriva al macchinario. Parallelamente, ed è questa la grande sfida delle nostre imprese, dobbiamo avere formato le persone che sono in impresa, e quindi qui ritorna la formazione continua, perché il macchinario nuovo avrà una nuova versione e quindi le persone che erano abituati a lavorare in una certa maniera devono, diciamo, anche loro riformattarsi e nello stesso momento avere un'immissione di giovani però preparati a quei cambiamenti. E quindi è la scuola che deve essere un trade union tra imprese e famiglia, far percepire alle famiglie che con una giusta scelta, diciamo, formativa saranno più occupabili, e c'è un cambiamento costante. E anche qui mi permetto di dire, la scuola deve tornare ad essere un canale privilegiato di collegamento con le imprese. Ecco, a proposito di collegamento, noi abbiamo il 10,9-11% di disoccupazione a seconda dei mesi, la Germania è il 3,5-10,9%, quindi siamo praticamente al triplo. Non l'unica differenza tra noi e loro, però loro da tempo hanno investito nell'alternanza scuola-lavoro. Quindi chi fa l'istituto tecnico in Germania, per poter prendere il diploma deve anche andare a lavorare in azienda. E da noi questo non accade, sta accadendo adesso, ma con grandissime contestazioni. Perché poi alla fine sta capitando questo? Perché voi siete ancora considerati padroni che sfruttano i giovani e che fanno fare fotocopie? No, io credo che se un imprenditore pensa di avere due o tre o cinque o dieci ragazzi in alternanza per abbattere il proprio costo del personale, vuol dire che siamo una categoria destinata all'eliminazione. Io credo che sia il settore giovanile delle imprese, e la scuola deve vedere come partner strategico dell'occupabilità dei propri studenti il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Noi come Confindustria abbiamo istituito anche un bollino della buona alternanza per, diciamo, premiare le imprese che si sono fortemente impegnate nei confronti di un approccio collaborativo con le scuole. Ormai avere dei giovani in impresa è un motivo di orgoglio ed è un costante sprono quotidiano, perché vedere i ragazzi che non immaginano in questo momento, e questo è un peccato, che non immaginano le nostre imprese quanto cambiamento hanno fatto. Perché quando io ricevo i ragazzi in impresa, io ho un'impresa tessile piccola, familiare, in provincia di Varese, quindi il mestiere più vecchio, diciamo, e maturo in questo momento, però non viene percepito quanta tecnologia e quanta innovazione c'è in un mestiere così antico. Ecco, ultima domanda, il problema della domanda e dell'offerta. Piccola critica al sistema e agli imprenditori italiani: in genere quando domanda e offerta sono squilibrate, quindi voi chiedete delle cose che non ci sono, aumentano i prezzi. Gli stipendi degli ingegneri in Italia non è che stiano crescendo in maniera particolarmente, infatti è una delle lamentele dei docenti, dei politecnici ad esempio, in cui dicono poi per forza che i ragazzi migliori vanno a lavorare all'estero, perché comunque qua in Italia non sempre si trovano retribuzioni adeguate. C'è qualche cambiamento in vista o un piccolo, come dire, un'autocritica vostra sul tema? No, ma io credo che quando un imprenditore ha una risorsa talentuosa in azienda è difficile che se la faccia scappare. È evidente che il primo step tra il desiderata e quello che il mercato paga può avere, diciamo, una discrasia e un allontanamento, però il tema è che i talenti in azienda vengono coltivati, cresciuti e mantenuti, perché ripeto, se nei prossimi 5 anni un'impresa su 5 non troverà il personale qualificato che vuole e c'è un tasso di disoccupazione giovanile come quello che abbiamo in Italia, evidentemente abbiamo anche un problema di comunicazione. Perché è inutile andare a formarsi in una, diciamo, o istruzione superiore o in un'università dove è poco appeal nei confronti dell'impresa, quando dopo le imprese reclamano con gran voce che non riescono a trovare i talenti da mettere in impresa. Perché oggettivamente l'impresa e l'imprenditore, se trova persone collaborative, flessibili, preparate, che stanno al passo del cambiamento, è difficile, è veramente difficile che li fanno scappare. Perché? Perché il patrimonio, oltre che l'aspetto materiale, i macchinari, il know-how, la ricerca e quant'altro,
Il capitale umano, mi permetto di dire, in questo momento è la chiave di volta di successo delle imprese. E qui però bisogna avere anche un approccio un attimino più ampio. Bisogna ritornare ad avere dei valori condivisi tra l'imprenditore e i collaboratori, perché noi abbiamo davanti un percorso comune per mantenere alto il valore del nostro paese, che è in un momento così cruciale, perché è vero, l'anno scorso abbiamo avuto una crescita positiva che non vedevamo da anni, siamo indietro rispetto alla media europea ancora di qualche punto, di qualche diciamo percentuale di punto, però abbiamo visto un segno più che non vedevamo. Cerchiamo di non buttare via quanto di buono è stato fatto e anzi proseguiamo in questo cammino di dialogo, di costruzione di un futuro, ritornando ad avere dei valori condivisi per il bene comune della società, che passa dagli imprenditori, dai collaboratori, dalle famiglie e dai giovani. Perché in un paese che non c'è una prospettiva di futuro, i nostri giovani saranno sempre più, diciamo, lasciati a se stesso. E il compito dell'impresa, unitamente al compito della scuola, è di traghettare questi giovani dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Naturalmente, facendo capire loro, perché le imprese lo capiscono ogni giorno con il mercato, che deve esserci un costante approccio di cambiamento continuo. Perché se ci si ferma e dire io sono arrivato, mi sono fermato qui e quindi sono formato, sono arrivato ad essere leader di mercato, quindi ho una posizione di rendita, ecco lì bisogna iniziarsi a preoccupare. Quindi il tema è spronarsi sempre all'innovazione, al cambiamento, alla flessibilità e alla voglia di fare, perché bisogna avere voglia di fare in tutti i settori. Grazie Giovanni Brugnoli, sono d'accordo su tutto. Se alzate un po' gli stipendi sono anche più d'accordo, e è proprio un accordo pieno e totale, ma non il mio, ma quello dei giovani che escono soprattutto da facoltà complicate, anche perché studiare 20 anni e poi trovare una retribuzione di primo impiego che non è tanto diversa da quella di un pizzaiolo, con tutto il rispetto del lavoro dei pizzaioli, però è chiaro che stiamo parlando di mestieri diversi. Pierluigi Sacco, docente di economia e cultura allo IULM di Milano. Hanno fatto una ricerca interessante, noi spesso diciamo la cultura ci salverà. La cultura salverà l'Italia probabilmente, perché il turismo e le attività culturali sono uno dei beni diciamo non globalizzabili, cioè non è che possiamo delocalizzare, sì forse magari in futuro, ma per adesso insomma i beni culturali stanno qua, quindi se uno li valorizza tipicamente sul territorio, e quindi è un bene che possiamo sfruttare per attrarre turisti, per attrarre attività. Ma hanno fatto una ricerca interessante allo IULM, di cui vorrei che ci parlasse, cioè un legame tra il consumo culturale, quindi la lettura di libri, teatri, cinema e quant'altro, e la cittadinanza, quindi i comportamenti di consumo, i comportamenti di consumo responsabile. E mi pare una ricerca originale e interessante, se ce la racconta, cioè la raccolta differenziata. Adesso non voglio dire chi legge più libri raccoglie meglio, però la cultura va a spingere in questa direzione. Allora, è un discorso che affronterei soprattutto dal punto di vista del lavoro che sto facendo in questo momento come advisor del Commissario Europeo alla Cultura, nel senso che non è soltanto un'idea che stiamo sviluppando nell'ambito della ricerca, ma c'è un'attenzione sempre più centrale nelle politiche culturali europee sul lavorare non soltanto sulla cultura come un settore legato all'intrattenimento o complementare al turismo, eccetera, ma sempre di più come un fattore di base di innovazione. Qual è il punto? Poi vengo all'esempio che giustamente lei citava. Il punto fondamentale è questo: la cultura cambia i comportamenti delle persone. Quando noi pensiamo all'impatto economico della cultura e girano tante cifre, si fanno continuamente studi, per carità, però possiamo arrivare a pensare che in ultima analisi il vero contributo che la cultura dà per esempio alla nostra competitività di sistema è nel diventare un settore di dimensioni economiche apprezzabili, che è anche vero, ma non è il punto principale. Cioè quello che oggi noi stiamo capendo è che il vero contributo di competitività di sistema della cultura è come cambia la testa delle persone. Faccio un esempio. Quando noi parliamo di innovazione, noi sappiamo che il vero problema non è avere l'idea innovativa, perché di quelle ce ne sono tante e si possono avere dappertutto. Il vero problema è come questa idea innovativa attraversa o non attraversa l'economia o la società.
perché un'idea innovativa inizialmente è anche disturbante, ti costringe a cambiare atteggiamento su tante cose, a rivalutare anche la visione di tante cose. E allora, quando siamo in una società che ha paura delle idee nuove perché non ha abbastanza familiarità con le idee nuove, questo ovviamente può diventare molto frenante, e purtroppo in un paese come l'Italia questo è avvenuto spesso. Ci racconta questo studio per cui c'è un legame tra comportamento civico e consumo culturale? Sì, allora il punto è questo: nel caso per esempio della raccolta differenziata, noi oggi quello che sappiamo è che non è né il reddito né il livello educativo che spinge le persone, quando letteralmente il bidone della raccolta differenziata è lontano più di 500 metri da casa, a fare quel tipo di lavoro, ma è il livello di consumo culturale, di partecipazione culturale. Perché? Perché cambia nelle persone la sensibilità tra il rapporto che c'è tra il mio comportamento individuale e l'esito collettivo. È un po' quello che stavo dicendo prima, cioè quando noi abbiamo a che fare con, come dire, situazioni che mettono in crisi il nostro modo di pensare, chi ha un accesso alla cultura sufficientemente regolare si abitua a questa continua ginnastica di avere a che fare con quello che non ti è familiare, non averne paura. Se in questo caso l'idea è ok, devo cambiare il mio modo di pensare perché per esempio gli imperativi della sostenibilità ambientale me lo chiedono, chi fa questo tipo di esperienza lo fa, o altrimenti no. Prima citavamo il discorso giustamente sia della spesa che della, come dire, che dell'incidenza dei laureati sulla forza lavoro totale in Italia, è lo stesso purtroppo per la partecipazione culturale. A livello di partecipazione culturale, malgrado noi siamo così orgogliosi del nostro patrimonio, noi siamo sotto la media europea, e in realtà c'è una relazione fortissima tra il livello di partecipazione culturale e la capacità innovativa e la tenuta del tessuto civico. Il paese leader in questo campo, in tutti questi ambiti, è la Svezia. E la cosa interessante, anche perché ci lavoro tanto in Svezia e quindi conosco anche bene i meccanismi, è che il fattore causale va veramente dalla cultura a questi altri fenomeni. Quindi se noi continuiamo a pensare alla cultura soltanto come un modo di rendere più forte per esempio la nostra offerta turistica, ma non lavoriamo sui residenti, stiamo compromettendo uno dei principali fattori di competitività strutturale che abbiamo in Italia. Come la definiamo? Come definiamo il consumo culturale? Quando parliamo in termini di questa ricerca, di che cosa parliamo? Di cinema, libro, teatro, musica? Ci sono due forme di consumo: quelle passive, vado al cinema, leggo un libro, eccetera, eccetera, e quelle attive, suono uno strumento, canto, scrivo, produco. Allora, quello che emerge è che in realtà la forma ancora più importante è quella attiva, cioè quello che succede quando io mi impegno attivamente per esempio nella produzione culturale, senza necessariamente dover essere Leonardo da Vinci o Shakespeare, è che, come dire, imparo quali sono le regole con le quali si costruiscono i significati, cioè imparo che cos'è che, come dire, colpisce noi esseri umani proprio come natura umana in questo lavoro importantissimo che spesso sottovalutiamo, che è appunto la produzione del significato. Questa cosa diventa una abilità che si trasporta in tutta una serie di altri ambiti. Se io poi sono un direttore del personale, se io sono un imprenditore e ho, come dire, sviluppato questo tipo di capacità, questo può fare la differenza anche in un lavoro che apparentemente non ha niente a che fare con la cultura. Quindi si imparano delle competenze, ci si allarga la mente, si vanno a vedere le cose anche in un'altra prospettiva, perché ci si mette in gioco direttamente appunto con uno strumento, con un'attività. Esatto. Perfetto, questo mi sembra interessante, e poi tra l'altro se si riduce anche lo spreco e la raccolta differenziata cresce, perché no? Paolo Verri, direttore generale di Matera Basilicata 2019, che è una città che è stata, non dico salvata dalla cultura, ma insomma la cultura sta giocando un ruolo importante nella vostra rinascita. Siete stati selezionati proprio come capitale europea per il 2019 sulla base di un progetto coerente che avete sviluppato insieme alle autorità locali, insieme al territorio. Ecco, ci racconta che cosa è cambiato in città e che cosa forse sarà il lascito, perché poi questi eventi, come dimostra l'Expo di Milano, va bene portarsi a casa un po' di soldi e un po' di investimenti, ma poi bisogna capire quello che resta. Buongiorno a tutti e grazie molte dell'invito innanzitutto. Beh, intanto, sentendo i due interventi precedenti, parto da loro per portarli sull'esempio concreto di Matera. Matera in qualche misura è un luogo di enorme sperimentazione. Era la città più povera d'Europa nel 1952, tanto che 18.000
abitanti, non tre secoli fa, ma 70 anni fa, vennero mandati via da dove abitavano, vennero espulsi dai Sassi. 30 anni dopo una prima legge ha cominciato a riportare gli abitanti nei Sassi. 40 anni dopo quel bene è diventato patrimonio UNESCO, 50 anni dopo quel bene è stato portato alla notorietà internazionale grazie al cinema, 60 anni dopo quel bene è diventato patrimonio europeo e capitale europea della cultura. Che cosa è cambiato? Tutto, in un brevissimo lasso di tempo, perché una condizione di assoluta sudditanza è diventata invece una situazione di straordinario orgoglio. Quello che è cambiato principalmente, come diceva Pierluigi un attimo fa, è la testa delle persone e la possibilità di credere nel futuro e di immaginare un futuro in quel luogo, cioè in un luogo di 60.000 abitanti, in una regione come la Basilicata di 440.000 abitanti, che già oggi è uno dei più importanti parchi naturali e culturali d'Europa. La Basilicata è grande esattamente quanto Yellowstone. Yellowstone è 10.002 km quadrati, la Basilicata è 9.885 km quadrati. Per essere sostenibili siamo già quasi al massimo dei turisti che possiamo sopportare. A Yellowstone non si possono fare più di 3 milioni di pernottamenti, in Basilicata abbiamo già 2.800.000 pernottamenti. Quindi quello che ci interessa non è più la crescita quantitativa, ma il valore qualitativo della relazione fra quelli che chiamiamo, esattamente in maniera conseguente a quello che potrebbe sembrare un banale esercizio di educazione civica, quello che diceva prima Pierluigi, invece in un'attività quotidiana. Noi in candidatura abbiamo coniato due termini che sono entrati nell'uso, diciamo così, anche delle strategie del nostro Stato, per esempio sono entrati come termini principali del piano strategico del turismo nazionale approvato nel 2017. Abitante culturale e cittadino temporaneo. Che cosa vuol dire? Che il turismo, di cui ricordo avremo una crescita del 5-8% per tutto il prossimo dodicennio, cioè dal 2018 al 2030 avremo altri 30 milioni in più di visitatori stranieri in Italia, non può essere una condizione di espulsione dei cittadini dai centri urbani e una condizione di crescita indiscriminata dei prezzi. Se no, come sta già accadendo ad Amsterdam e a Barcellona, avremo una sfida fra gli abitanti permanenti e gli abitanti temporanei. Come si fa a ridurre questo gap? Facendo una rivoluzione copernicana, cioè facendo capire agli abitanti che quelli che vengono da fuori non portano tanto e soltanto denaro fresco immediato, quello che con il presidente Amato preparando il 150° dell'Unità d'Italia chiamavamo il pronto controtermine dell'economia italiana, no? Tu investi un euro in cultura e in breve quella cosa lì frutta 6 euro perché qualcuno viene a utilizzarla. Invece dobbiamo vederlo come un laboratorio di cittadinanza e infatti noi che cosa abbiamo fatto? Aperto le case, portato i turisti dentro le case e portato i saperi dei turisti a disposizione dei cittadini. Cioè abbiamo fatto in modo di far cominciare a incontrare effettivamente il turista internazionale con l'abitante e cominciato anche a far capire come l'abitante può avere molti modi di ritorni dall'effetto relazione cultura e turismo. Matera in questo momento è la città con il maggior impatto di Airbnb, circa il 55% dello stock abitativo di Matera su Airbnb. Se volete venire a Matera la prossima settimana non trovate posto neanche su Airbnb, cioè in questo momento, io lo sto cercando per degli amici, c'è il 6% di stock disponibile fra turismo tradizionale e turismo, diciamo così, innovativo. Ecco, guardiamo al dopo, che cosa resta? Perché poi no, questi progetti è già adesso, ecco, cioè, ma non facciamo questa confusione fra il T con zero e il T con N, cioè il presente è un insieme di sassolini che producono il medio periodo, cioè quello che facciamo oggi è già il nostro futuro, cioè il nostro futuro è cambiare continuamente la qualità di dove si abita e di come si abita. Se voi venite a Matera, molti ci sono stati in questi anni, siamo la città con maggior crescita percentuale, sono stati i dati da Confesercenti ieri, siamo cresciuti del 180%, producendo sostanzialmente un reddito in più ogni due cittadini,
Che cosa è successo? Non è successo soltanto che sono venute un sacco di persone, ma che è stato migliorato il 40% dello stock abitativo e che c'è uno stile Matera che abbiamo costruito attraverso un Open Design School, e quindi oggi abbiamo, Matera è un nome ombrello che tiene insieme tutta la Murgia, tiene insieme un'asta che è la statale che ci porta dall'aeroporto fino a Matera. Con Ryanair stiamo addirittura decidendo di mettere il nome Matera come destinazione principale, e stiamo lavorando per un consumo attivo, ma soprattutto perché, ribadisco, i saperi tradizionali che abbiamo siano i saperi che diffondiamo a tutti quelli che, ultima, che vengono. Ultima domanda, sta avendo tutto questo, tutta questa crescita, sta avendo un impatto reale sul territorio in termini di tasso di disoccupazione, ricchezza delle famiglie, infrastrutture, appunto qualcosa che viene fatto? Beh, intanto i 50 milioni di euro che investiamo nella programmazione producono circa 850 milioni di euro di ricadute, quindi assolutamente sì. In più abbiamo una programmazione di cambiamento, cioè sono investiti da qui al 2025 altri 400 milioni, per cui per esempio ci saranno 5 nuove scuole completamente di nuova generazione, la nuova stazione ferroviaria, quella di Trenitalia, che ancora non c'è, anche se ricordo che Matera è collegata da Bari Centrale con una vetta tutti i giorni, con 18 collegamenti in un'ora e 5 minuti, a dispetto di quello che si dice, e questa percorrenza diminuirà, quindi ci sono infrastrutture anche per i cittadini. Soprattutto Matera sta trasformandosi in una città universitaria con un nuovo campus universitario che verrà inaugurato a settembre e che ci farà raddoppiare da 600 a 1200 gli studenti residenti, soprattutto su materie che riguardano la qualità del territorio. Quindi questo territorio, che come sappiamo è un valore aggiunto straordinario, pensate che in Canada il British Columbia ha 45.000 addetti soltanto nel mantenimento della qualità naturale. Questo è un dato fondamentale per il nostro paese. Noi dobbiamo migliorare le performance soltanto urbane, anche ma noi, anche le performance naturali. Anche del noi paese. Abbiamo tanti forestali in Calabria, ma non credo che il risultato sia analogo a quello ci che ci occupiamo di politiche pubbliche inutili. In ci occupiamo di fare progetti concreti per una fruizione quotidiana del territorio. E questa è una storia interessante. Tra l'altro, il fatto interessante sarebbe quello di poter realizzare una sorta di collaborazione tra le città, penso a Milano perché è la realtà che conosco meglio, penso a Matera per quello che ci ha raccontato, per creare una sorta di territorio, di terreno di best practice in cui andare a dire come si fa. Noi abbiamo proprio un circuito con le maggiori città europee, proprio con Amsterdam, con Firenze e con Barcellona, stiamo creando un osservatorio sulla sostenibilità del turismo, e se ci pensate, per una città di 63.000 abitanti, stare insieme a Barcellona e ad Amsterdam è singolare, quindi vuol dire che la nostra sperimentazione produce grande attenzione a livello europeo. Grazie a Paolo Verri, grazie a Pierluigi Sacco, grazie a Giovanni Brugnoli per essere stati con noi.